Orgoglio, quest'oggi vi annunciamo il programma della 7ª edizione. La 7ª edizione molto spesso viene legata al numero 7 a vari concetti, sia una crisi o sia un sigillo. Noi ci piace pensare che non sia la crisi il 7º anno, ma sia un sigillo. E per omaggiare il cinema ci piace pensare a Ingmar Bergman e al suo 7º sigillo. E per noi davvero tutti e 7 questi Aspen Festival, abbiamo iniziato a 24 anni, sono davvero dei piccoli sigilli. E tutte le crescite che siamo riusciti a fare, insomma, ci riempiono davvero di orgoglio, perché vengono dalle esperienze dirette, da quello che abbiamo imparato in questi 7 anni, che abbiamo fatto quest'anno, e ne siamo davvero orgogliosi. È stato proprio il progetto con le scuole. Ovviamente essere giovani vuol dire cercare di lavorare con i giovani e di lavorare sui giovani. Quello che abbiamo fatto è stato un progetto dedicato all'Istituto IS Carlo Alberto Dalla Chiesa. Abbiamo lavorato con loro da gennaio ad aprile per 4 mesi. Abbiamo proiettato all'interno delle scuole un ciclo di documentari ovviamente passati a Aspen Festival, tutti con temi propedeutici all'anno scolastico, tutti con temi di attualità. E tra l'altro ci riempie d'orgoglio pensare che uno dei temi che abbiamo trattato è uscito proprio in uno dei temi di maturità, quindi insomma diciamo che siamo stati anche fortunati in questo. E non solo, abbiamo avuto una grande risposta dagli studenti ed è stato molto molto bello questo, perché lavorare con le persone di 17 e 18 anni ti dà un entusiasmo incredibile. Perché? Un sostegno inteso come una vicinanza di rapporti e di condivisione, ma poi è assolutamente indispensabile fare un passo indietro, perché poi sono i professionisti che devono lavorare, perché lo sbaglio più grosso, lo sbaglio enorme che spesso e volentieri facciamo, anche diciamo facendo un po' di autocritica noi politici, è che ci crediamo dei deontologi, che crediamo di poter intervenire in tutto, nella vita politica, dalla vita sociale alla vita artistica, eccetera. Non è assolutamente così. Dobbiamo capire, secondo me, che invece è l'esatto contrario: affidarsi a chi è capace di fare le cose e di farle per bene. Noi abbiamo avuto la fortuna, io dico noi come Montefiascone, come Montefiasconesi, noi attualmente come giunta, di avere sul nostro, di ritrovare sul nostro cammino dei professionisti, delle persone che sono veramente capaci di fare il loro lavoro. E noi nella nostra terra abbiamo tante emozioni da vendere. Scontiamo un ritardo rispetto magari a qualche territorio anche qui vicino, che non l'abbiamo promossa bene. Iniziative come queste vanno nella giusta direzione, perché fanno conoscere le nostre tante bellezze, le bellezze che abbiamo, e comunque lo facciamo anche facendo imprese, quindi uniamo l'utile al dilettevole, e certamente questo serve per far crescere le nostre comunità. Che la cultura, lungi dall'essere considerata la Cenerentola delle attività di cui si possa occupare la giunta, comunale o provinciale o regionale, debba essere invece la protagonista, proprio per quel concetto che tu, Andrea, hai detto adesso, perché oggi cultura, turismo, impresa devono essere la stessa cosa, senza naturalmente che l'accezione mercantile di questa cosa possa snaturarla. Questa è la difficoltà di fronte alla quale noi ci possiamo trovare, è quella di, diciamo così, rendere di plebea, nel senso peggiore, la cultura. Tu hai detto dobbiamo scegliere fra le iniziative che ci propongono. È una scelta difficile, comunque. È una scelta difficile anche perché, naturalmente, qualsiasi tentativo di fare cultura, sia cultura nazionale popolare che altra, andrebbe premiato, ma ci dobbiamo confrontare con una serie di difficoltà che esulano anche da quella che, diciamo, il valore dell'iniziativa, ma che sono poi di carattere bassamente economico e finanziario, insomma.
Quindi la cultura è stata ed è per l'amministrazione comunale di Montefiascone un elemento fondamentale. Bene, quello che dicevo prima per gli sponsor, che sono davvero fondamentali, non posso che ripetere questo discorso per i nostri due main sponsor, tra l'altro due main sponsor storici, la Banca Cattolica del Gruppo Credito Valtellinese e Italiana Assicurazioni. Oggi abbiamo due dirigenti di queste due grandissime aziende, ovviamente, che ci seguono fin dall'inizio di questo percorso, e quando dico seguono vuol dire che finanziano in modo davvero importante il festival e ci consentono di realizzare i nostri sogni. Ed è proprio con questo spirito che voglio dare il benvenuto al capo area della Direzione Territoriale Centro della Banca Cattolica, appunto facente parte del Gruppo Credito Valtellinese, il dottor Marco Sala. Il sindaco ha detto: promozione del nostro territorio, è un mio dovere. L'assessore alla cultura ha detto: è un investimento. Io su queste due affermazioni ho riflettuto e ho detto: in effetti anche il compito, il dovere della banca è lo stesso, cercare di sviluppare e di assistere e di affiancare il territorio in cui opera. E soprattutto per una banca popolare, come siamo noi, presenti da oltre 100 anni in Italia, è il compito, la funzione sociale dovrebbe essere questa. L'arco di platino che vedete qui davanti, che quest'oggi vi mostriamo in conferenza stampa, è il premio con cui Esfin Festival inaugura ormai già appunto dal 2009 l'edizione attuale del proprio festival. Lo facciamo con il giusto spirito, cerchiamo di dividere i due main sponsor, ovviamente il premio dell'Arco d'Oro del lungometraggio alla Banca Cattolica, il gruppo Creval, e il premio di apertura al nostro main sponsor Italiana Assicurazioni. Nel 2009 lo abbiamo assegnato a Carlo Verdone, nel 2010 a Giorgio Diritti, nel 2011 a Carlo Virzì, nel 2012, l'anno scorso, abbiamo internazionalizzato il premio assegnandolo a Terry Gilliam, che è stato straordinario ospite di Esfin Festival, ma quest'anno con grande orgoglio annunciamo che l'Arco di Platino 2013 Italiana Assicurazioni sarà consegnato a Giuseppe Tornatore, che è probabilmente è certo, come hanno detto un po' tutti, che adesso il festival è diventato un'impresa, no? Un'impresa gestita secondo me in maniera mirabile, c'è cioè un lavoro incredibile dietro, fatto da degli uomini oramai, no? Ragazzo è andata, fatto da degli uomini che quando li ho conosciuti, i ragazzi, hanno detto vi promettiamo che vorremmo coinvolgere il territorio. Era la seconda edizione, il territorio non era coinvolto, se non come necessità ci doveva essere, e loro questo l'hanno fatto davvero. Oggi ho sentito un elenco infinito di cose, ho vissuto un po' la storia della scuola, perché mio figlio è nella scuola Montefiascone, e mi sembra che siano stati adempienti in tutti gli impegni che hanno preso, così come è stata adempiente l'amministrazione, ed è difficile, così come sono stati adempienti gli sponsor. Lascio la parola a Glauco Almonte perché ci illustri il programma brevemente, ma prima di lasciarvi la parola consentitemi di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato l'intero anno con noi, e allora fatemi ringraziare di cuore Agnese Bertolotti, che è stata per noi un assistente durante l'intero anno straordinaria. Voglio parlare della struttura del festival, di quello che appunto abbiamo detto all'inizio, abbiamo soltanto accennato. Siamo un festival e quindi abbiamo anche dei doveri nei confronti vostri, non soltanto appunto la libertà di scegliere. E i doveri sono avere una forte struttura basata sui tre concorsi, tre sezioni competitive appunto riservate a lungometraggi, documentari, cortometraggi, e su queste tre sezioni daremo 5 premi per un montepremi totale di 14.000 euro. Per inciso siamo credo l'unico festival in Italia che non solo non ha diminuito il montepremi, ma addirittura è cresciuto l'anno scorso dall'introduzione del Black and White Award. E soprattutto la cosa a cui più teniamo, ogni film, ogni proiezione del festival sarà seguita, o in rarissimi casi anticipata, dall'incontro con il regista. Quando potremo ci saranno anche attori, produttori, sceneggiatori, ma fondamentalmente ci sarà sempre il regista ad ogni film che proietteremo e programmeremo al festival. Abbiamo 11 ragazzi, giovani autori emergenti, che hanno presentato corti qui a Montefiascone, che hanno fatto il passo successivo,
sono stati da noi prima di essere grandi, tra virgolette, e torneranno dopo aver salito un gradino, due gradini, qualche gradino in più di una scala che gli auguriamo lunghissima e che forse un giorno porterà qualcuno di loro ad essere il nuovo Giuseppe Tornatore. E con questo io lascerei la parola a Vania e vi ringrazio. E ci vediamo tra poco, più di 10 giorni, a Spin Festival. Grazie a tutti, buon festival.